sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sta per andare in onda. Appi Albiano dell'Associazione Culturale Il Sicomoro. Un grazie a Rosario Moreno, a Radio Science e a Massimo Bonella per lo spazio che ogni martedì ci concedono. E la trasmissione di questa sera, cari amici che siete in ascolto, la dedichiamo ai giovani. O meglio, diamo spazio ai giovani per capire dalla loro voce cos'è questo grande fermento che li ha portati venerdì 15 marzo, li ha portati a milioni nelle piazze di tutto il mondo per quello che è stato chiamato Fridays for Future, cioè il venerdì per il futuro. È stata un'immensa onda di giovani che reclamano per se stessi il diritto a vivere in un pianeta diverso, un pianeta pulito, un pianeta vivo. Cerchiamo di capire con loro qual è il futuro che si aspettano, o forse quello che temono anche di dover vivere. E noi questa sera abbiamo in collegamento due ragazzi, due giovani dal Friuli, Beatrice Boccali. Ciao Beatrice, grazie per essere con noi. Ciao Albiano, grazie per invitarci come sempre. E dalle Marche abbiamo Jamil El Sadi. Un ciao anche grazie, a te Jamil. Grazie, buonasera a tutti, buonasera, grazie per essere qui. Ecco, dobbiamo dire che Jamil e Beatrice sono due giovani che, a dire la verità, non hanno atteso lo stimolo, il grande stimolo, la grande spinta venuta da questa giovane ragazzina svedese, Greta Thunberg, per impegnarsi in prima persona per creare un mondo migliore, ma già da tempo sono riuniti in un'associazione chiamata Our Voice, che sotto vari aspetti si impegna in modo molto serio sui temi sensibili, diciamo, della nostra società, per aiutare a cambiarla, ma con che sicuramente comunque hanno voluto unirsi a questa grande manifestazione a favore del clima, perché anche per loro il clima è uno di quei temi che i loro giovani spiriti sono costretti ad affrontare per cambiare questa società inetta, distruttiva, autodistruttiva, direi io, perché se ascoltiamo un attimo le informazioni che ci arrivano dai media, dai giornali, e basta guardarsi intorno, la situazione è veramente drammatica. Ma noi cominciamo qui dalla nostra regione con Beatrice. Allora Beatrice, io innanzitutto vorrei che tu facessi una presentazione un po' di questa associazione alla quale sia tu che Jamil partecipate, Our Voice. Certo, Our Voice è un movimento culturale giovanile che nasce nel 2013 innanzitutto come gruppo teatrale, con il sogno di invogliare i giovani, proprio i coetanei, a interessarsi a quelli che sono i temi di attualità, i temi di denuncia, temi sociali, e non soltanto interessarsi a questi, ma approcciarsi attraverso questi come un tipo di comunicazione diversa, un tipo di comunicazione creativa, quella dell'arte. Quindi per questo all'inizio nasce come gruppo teatrale, e successivamente nel 2017, quando da appunto semplice compagnia diventa un movimento internazionale, si ampliano sia i temi, che all'inizio erano solo legati al contesto antimafia, perché noi nasciamo dal giornale Antimafia 2000 di Palermo, e oltre ad ampliarsi i temi si ampliano anche
i collegamenti artistici in base a quelle che sono le passioni di tutti i ragazzi che vi partecipano, che vanno dai più piccoli di 6 anni fino ai 30. Noi siamo in Italia, abbiamo varie sedi, ci sono quella principale delle Marche, poi qui in Friuli, a Milano, a Torino, adesso sta nascendo a Catania e in altre parti d'Italia abbiamo molti interessati, e abbiamo tantissime sedi anche in Sud America, in Argentina, Uruguay, Paraguay, e speriamo di ampliarci ancora. Senti Beatrice, prima di affrontare il tema in modo più deciso, più preciso, però mi sembra che questo interesse, questo impegno per un pianeta migliore, voi già in qualche modo anche in Sud America avete cominciato ad affrontarlo per alcuni temi caldi dal punto di vista ambientale, se ci vuoi accennare giusto un attimo. Assolutamente, in Sud America il tema ambientale è molto molto sentito e ci sono tantissime urgenze. Sono state fatte recentemente, in questo ultimo periodo, molte manifestazioni per evitare che venga privatizzata le fonti idriche del sudamericane, argentine e anche in Uruguay, in quanto c'è la volontà in Sud America di privatizzarle e farle utilizzare alle grandi multinazionali, che finiscono però semplicemente per oltre far crescere il prezzo dell'acqua, che non diventa più disponibile per tutti nonostante la grande povertà di quei territori, ma finiscono per inquinarla ulteriormente. Un'altra grande campagna è quella contro la Monsanto, che espandendo il suo dominio, diciamo, globale, vuole portare i pesticidi a livello proprio nazionale, inquinando tutte, diciamo, le varie piantagioni, che non ci sarebbe più la possibilità di averle in questo modo biologiche, ma soltanto geneticamente modificate. E questa è un'altra campagna in cui Our Voice è assolutamente inserita e per cui si batte. Ecco, ti ringrazio. Prima di ritornare da te, adesso io vorrei sentire invece da Jamil se ci fa un po' una presentazione di questo movimento e anche come è stato vissuto da voi, come avete partecipato lì nelle Marche, come hai sentito i giovani intorno a te rispondere a questa chiamata per difendere il pianeta. Guarda, come in tutte le cose ci sono, innanzitutto buonasera a tutti di nuovo e grazie nuovamente per aver invitato Beatrice e me a questo intervento radio. Come in tutte le cose ci sono due facce, una positiva, naturalmente quella positiva è che adesso, non per ricordare un passato troppo lontano a noi, io e Beatrice siamo del 99, ma questa manifestazione ricordava un po' quelli che erano i movimenti del 68, c'è chi parlava in questi termini qua, ma adesso, appunto, per non allontanarci così tanto, la faccia positiva di questa manifestazione è stata che ha avuto un riscontro mediatico, politico, ma soprattutto civile, popolare, sociale, veramente che non si vedeva da decenni e decenni, perché centinaia di migliaia, se non milioni, in Italia e nel mondo, perché ricordo che il 15 marzo appena passato, 4 giorni fa stiamo parlando, è praticamente stata una manifestazione che ha visto protagonisti tutte le nazioni o quasi tutte le nazioni del mondo, chi in più città, chi in meno. Io ricordo che in Italia, ricordo i radioascoltatori, che il nostro Stato ha avuto un riscontro di, diciamo, qualche centinaio di comuni dove sono state fatte, chi più grandi, chi più piccoli, ma comunque sia manifestazioni scendendo nelle strade, nelle piazze, con cortei, con cori, eccetera.
Quello che è stato un po' l'aspetto negativo è che c'è sempre quell'altra parte della medaglia che continua a non credere ad un cambiamento climatico, o ancora peggio, che rimane ancora indifferente, perché dice: piuttosto che scendere in piazza, non sono d'accordo, io preferisco studiare, quindi non sono d'accordo con l'ideologia di questa ragazzina di 16 anni, Greta Thunberg, che dice che ogni venerdì bisognerebbe scioperare, o perlomeno lei si fa esempio di questo stile di vita, di questo stile di denuncia, che ogni venerdì manifesta e protesta non andando a scuola. Io, alle persone che sono andate a manifestare, posso solamente ringraziarle e posso solamente dire che siamo stati veramente un'unica forza, perché soprattutto vedendolo all'interno del movimento di Our Voice, con il fuso orario che abbiamo tra qua e Sud America, che sono le altre sedi che abbiamo nel mondo, c'è un fuso orario di circa 4-5 ore, quindi quando qua iniziavano a terminare, o perlomeno iniziavano gli eventi pomeridiani delle manifestazioni, penso a Milano e Torino, che sono continuate non solo la mattina ma anche il pomeriggio, all'altra capo del mondo, i nostri ragazzi, il nostro movimento ha iniziato a manifestare, quindi una cosa che è durata un'eternità, quasi sembrava che non finisse più, e si sentiva proprio questa cosa, i giornali ne parlavano veramente, veramente in tutto il mondo. E stiamo parlando, ripeto, di milioni di cittadini, milioni di giovani soprattutto, che sono scesi in strada per non dire non andiamo più, come appunto sostiene la parte, diciamo, la medaglia, la faccia della medaglia un po' negativa, non andiamo più con le macchine a diesel piuttosto che cessiamo tutto, ma semplicemente smettiamo con le emissioni, smettiamo con questo eccesso di produzioni che ambiente, piuttosto investiamo e portiamo alla portata di tutti, mettiamo alla portata di tutti, anche dei meno abbienti, la capacità di avere strumenti che inquinino di meno. Io ricordo un post o un meme, comunque sia, cose tecnologiche adesso di noi giovani, che giravano su Facebook, di un ragazzo che, giustamente ognuno ha la propria idea, Non essendo della stessa filosofia di noi manifestanti, ha pubblicato una foto con la sua nuova Seat, con l'impianto start and stop, che è questo impianto che è praticamente ottimo, fa spegnere la macchina in caso di arresto tipo ai semafori, durante il traffico, e sopra c'è scritto: io il mondo lo cambio e lo salvo da un disastro ambientale con la mia nuova Seat, start and stop, eccetera eccetera. Ecco, io a quel ragazzo, e come tutti i ragazzi che la pensano in questo modo, piuttosto gli direi: avete sbagliato per quanto mi riguarda, per come la penso io, perché piuttosto che rimanere dentro la macchina potevate scendere, manifestare con noi e protestare perché il nostro Stato e le statistiche mettano l'impianto start and stop, come tante altre agevolazioni che costano decine e decine di migliaia di euro, alla portata di anche dei meno abbienti, così che tutti, anche coloro che fanno parte della classe sociale più povera, possano migliorare le condizioni ambientali, o perlomeno non peggiorarle, dovendo purtroppo comprare auto piuttosto che strumenti che inquinino perché sono di terza, quarta generazione. Stiamo parlando di strumenti come automobili di 20-30 anni fa, dove naturalmente le politiche ambientali dell'epoca, con le quali si costruivano mezzi di trasporto e quant'altro, erano molto differenti da quelle che sono adesso. Però in sintesi, quello che io penso della manifestazione è questo, che è stata una protesta mondiale degna di un premio Nobel, perché io sono sicuro che questa ragazzina è meritevole di questo premio Nobel, perché si è fatta non portavoce, se no esempio di uno stile di vita, di uno stile di di protesta pacifica, per far capire tutti voi che avete sulla bocca ogni giorno la parola bambini, vogliamo fare il futuro di noi giovani, lavoriamo per lasciare un patrimonio ai nostri figli, non state facendo i conti con la realtà, perché il vostro essere lavoratori sfrenati, il vostro essere incoscienti sta distruggendo il nostro futuro, e futuro non ne abbiamo, ed è inutile studiare senza futuro. Per questo ci prendiamo un giorno per manifestare e per farci vedere, per far sentire la propria voce. Sì, molto bene, Jamil. In effetti, quando tu hai accennato al fatto che alcuni studenti dicevano, sempre nel rispetto dell'opinione di tutti, comunque, certo, che noi preferiamo restare qui e studiare, in realtà si è raggiunto quasi un punto di non ritorno, per cui si rischiano, certo, di non avere giornate per studiare, ovvio, se lasciamo che gli eventi continuino in questo modo. Gli scienziati danno pochi
decenni, diciamo, già che, esatto, due decenni già sembrano molti per tantissimi. Esatto, la speranza di un futuro prospero è una speranza molto velleitaria, molto diciamo astratta, perché quando un gruppo di scienziati, e non parlo di un gruppo di quattro persone che sono arrivate l'altro ieri, no? Sto parlando di decine e decine, di centinaia, anzi, di scienziati che hanno formato anche associazioni, che hanno formato studi di ricerca avanzatissimi nella ricerca di nuove forme per evitare di continuare di distruggere il nostro ambiente. Parlano di 20, forse 30 anni, se siamo fortunati, di futuro dove la Terra non è che esplode, ma semplicemente per i prossimi fino a 30 anni noi possiamo vivere su un pianeta che ci sostiene, che continua a darci le materie prime, che continua a sostentare la vita sulla Terra. Fra 30 anni inizierà il giorno, che significa che l'elastico si rompe. Ecco, parlare di bambini, di nuove generazioni, del futuro, di progetti per i giovani e poi non prendersi cura della Terra, che è la nostra casa, è una contraddizione in termini, è una contraddizione in fatti, anzi. Certo. Cioè, adesso su questo tema di come è stata vissuta quella giornata, desidero sentire anche Beatrice. Beatrice, gli studenti intorno a te, come l'avete vissuta, come l'avete sentita? Io mi sono molto emozionata durante quella giornata, devo dirti la verità, Alviano, perché ho visto nascere a Udine questa iniziativa del Friday for Future e ho partecipato fin dall'inizio, dalla prima manifestazione e dal primo sit-in in Piazza Libertà. E purtroppo all'inizio non c'era molta risposta dei ragazzi. Eravamo davvero in pochi, eravamo una trentina. E invece quel giorno io ero all'interno dell'organizzazione e mi ero adoperata assieme a questi ragazzi che avevano portato questa iniziativa a Udine perché ci fossero più ragazzi possibili che partecipassero alla manifestazione. E quando sono arrivata in Piazza Libertà e ho visto tutti questi ragazzi, eravamo in 3.000 a Udine, cifre che non si raggiungevano da trentina, una quarantina d'anni, non se ne facevano da tempo di manifestazioni così a Udine. Quando ho visto tutta questa folla enorme di ragazzi, mi sono davvero emozionata perché sul serio, non era per pessimismo, ma non pensavo che ci fosse una risonanza tale. Molti ragazzi mi sono venuti vicino conoscendomi e mi hanno detto: guarda Bea, sì, sono contenta che siano arrivati così tanti ragazzi, ma la maggior parte di questi non ne sa niente del tema ambientale, non sa niente del tema del clima e di quelle che sono le problematiche, di cosa si può fare. Nessuno di questi è informato, semplicemente viene qui per saltare giornate di scuola. Questa è una polemica che è stata tirata fuori anche successivamente alla manifestazione, al corteo e alla giornata in generale del 15. Quello che ho risposto io è stato che in quel momento sicuramente è importante che tutti quei ragazzi che c'erano in piazza mettano in pratica le cose che sono state dette quel giorno, le cose che dice Greta Thunberg, e rendano proprio il tema dell'ambiente, facciano proprio un ideale che sta portando una ragazza di 16 anni e non devono essere semplicemente lì per moda o per appunto, come dicono in molti, saltare la scuola. Però, nonostante ciò, nonostante può anche essere vero che la maggior parte di quelli che erano lì non erano minimamente nemmeno interessati al tema dell'ambiente, questa era una risposta di attività, di vita all'interno della città, che i ragazzi sono disposti a scendere in piazza, sono disposti a dire la loro, a farsi sentire e sono disposti a unirsi per una causa comune, che sia quella del clima, che può essere una partenza, ma per tutte le cause sociali. E questo io spero sia soltanto un inizio. Questa è la sensazione che ho avuto quel giorno e che mi ha, come dicevo, assolutamente emozionato, e spero che appunto sia un inizio, me lo auguro. Ti chiedo un'altra cosa, che reazioni hanno avuto i professori? Ci sono stati professori che hanno partecipato
E ti volevo e aggiungo, ti aggiungo subito anche l'altra domanda. Tu non hai l'impressione che se questi temi, questo dell'ambiente, ma anche quelli di una maggiore giustizia, di una maggiore legalità, di distribuzione dei beni, delle ricchezze, eccetera, di una maggiore unione planetaria tra tutti gli esseri, se questi temi fossero toccati nelle scuole, non avresti l'impressione che in realtà gli studenti sarebbero molto interessati? Ok, allora rispondo in ordine alle domande che mi hai fatto. Per quanto riguarda la prima, della partecipazione anche dei professori, l'adesione è stata della più varia, come in genere accade. Ci sono state scuole che proprio hanno mandato la comunicazione all'interno della scuola che erano assolutamente disponibili nei confronti di questo corteo, di questa giornata, e quindi addirittura giustificavano gli studenti che avrebbero partecipato alla giornata del 15 marzo. Non è stato lo stesso per tutte le scuole del Friuli, di Udine, di Gemona e comunque di tutti i poli studenteschi. Ci sono state scuole che, a differenza del caso citato prima, si sono messi contro questa manifestazione. In che modo? Cercando di mettere tutte le verifiche in quel giorno lì, minacciando gli studenti che era un'iniziativa inutile, che la scuola si poneva assolutamente contro a un'iniziativa del genere. Io sinceramente non ho ancora compreso la motivazione per cui un insegnante possa porsi in una maniera talmente diseducativa, addirittura non soltanto non appoggiando e non promuovendo un'iniziativa del genere, che anzi appunto dovrebbe essere portata avanti dalla scuola, ma addirittura mettendosi contro e cercando in qualche modo di minare la possibilità degli studenti di partecipare a queste giornate. Quindi per quanto riguarda questo appunto ci sono stati numerosissimi professori che anzi hanno scioperato anche loro per partecipare, altri che erano totalmente contrari, ma c'è la varietà, diciamo, com'è in genere. E l'accettiamo. Esatto. E l'accettiamo, certo. E l'accettiamo, come è giusto che sia. Per quanto riguarda invece del tema, sicuramente la scuola per i ragazzi dovrebbe essere un punto di riferimento, dovrebbe essere un punto dove incontrano la possibilità di informarsi e di svilupparsi come persone. Purtroppo nella maggior parte dei casi non è così, non vengono trattati quelli che sono i temi caldi all'interno della nostra società, di attualità, di ingiustizia, anche questo qui dell'ambiente è fondamentale. Anzi, la scuola è il primo punto dove molto spesso bisogna portare dei cambiamenti, perché per tutte le problematiche burocratiche anche la sensibilità a livello ambientale, per fare un esempio, la più banale e primaria raccolta differenziata, a volte sembra un miraggio infinito. Quindi questi temi di attualità purtroppo non sono portati nelle scuole, e gli studenti che hanno il loro principale mezzo di informazione proprio attraverso la scuola, non mi stupisco se poi sono per la maggior parte disinformati o non sensibili a volte a questi argomenti, perché il loro principale punto di riferimento appunto non dà loro gli strumenti adeguati. Quindi non posso che essere d'accordo con una Greta Thunberg che nel momento in cui gli dicono vai a scuola risponde: cosa vado a scuola a fare se contemporaneamente so che ho pochissimo tempo? Jamila ha detto fino a 30 anni, ma sono molti, molti di meno, io direi dai 10 ai 15, per fare qualcosa per cambiare le cose. E c'è appunto un'immagine che è diventata virale, segue quello che la famosissima frase di Greta Thunberg della casa che va a fuoco. Esatto.
dove si vedono gli studenti di una classe che vedono la classe che va a fuoco, che gridano dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo trovare delle soluzioni, e ci sono i professori che invece li richiamano a sedersi e a studiare. Quindi nel momento in cui informazione su questi argomenti qui non viene fatta, non c'è un'educazione di nessun tipo, e sappiamo benissimo che a livello globale, non soltanto dal punto di vista climatico-ambientale, ma su tutte quelle che sono le problematiche di attualità, c'è un periodo di emergenza assoluta. Io non mi stupisco che le nuove generazioni e ragazzini rivoluzionari che sempre di più nascono, come una Greta Thunberg, si stufino di restare sui banchi e vogliono invece azioni concrete, perché sentono l'urgenza di quello che sta accadendo. Grazie, sì, condivido pienamente. Guarda, Jamil, ti volevo chiedere, come mai questa ragazzina riesce ad avere un impatto così forte? Qual è stato il suo percorso? Dopo magari accenniamo anche al fatto che ci sono anche molte critiche nei suoi riguardi, ma com'è che è riuscita a dare un impulso così forte secondo te? Cos'è successo? Guarda, io prima parlando dicevo che praticamente lei si è fatta esempio, più che essere portavoce si è fatta esempio, perché innanzitutto Greta Thunberg è appunto una ragazzina che è venuta, è praticamente entrata nel grande mainstream, nei grandi mass media, nei grandi titoli, praticamente a dicembre dell'anno scorso, siamo a dicembre 2018, perché lei da mesi, da agosto appunto dell'anno scorso, questa ragazzina svedese, all'epoca aveva soltanto 15 anni, saltava la scuola tutti i venerdì mattina, cioè lei tutti i venerdì mattina non andava a scuola e si fermava costantemente ogni venerdì di fronte al Parlamento svedese, praticamente quello che si chiama il Riksdag, adesso magari la pronuncia sarà sbagliata, però è il Parlamento svedese, e lei rimaneva davanti al Parlamento svedese con un cartello, un semplicissimo cartello che appunto nella sua lingua diceva sciopero scolastico per il clima, e quello era solo l'inizio, e all'epoca appunto all'inizio era praticamente sola, supportata soltanto da come possiamo chiamare, i genitori della borghesia culturale svedese, erano cittadini semplici, cittadini anzi semplici ma comunque sia che avevano un'attenzione sul clima. Vi faccio presente che nazioni ad aver dato l'appoggio a Greta Thunberg sono state comunque sia nazioni nordiche, che evidentemente sicuramente rispetto agli Stati Uniti d'America hanno molta più attenzione rispetto a quelli che sono i trattati per il clima, rispetto all'ambiente, il cambiamento climatico e quant'altro, e questo è stato l'inizio. Lei ha fatto questo. La cosa si è fatta seria quando dopo le elezioni, praticamente lei ad un certo punto ha lanciato uno slogan che appunto è un hashtag che si chiama Fridays for Future, che appunto è venerdì per un futuro. Questo venerdì per un futuro era un avallo al fatto che invitava i ragazzi della sua età, ma comunque sia gli studenti, gli universitari, a non andare venerdì alle scuole e all'università, ma a fermarsi lì con lei nel Parlamento. Prima sono in Svezia, e poi naturalmente, come abbiamo potuto vedere, è diventata non solo una cosa europea ma una cosa globale. Stiamo parlando di un periodo, appunto quello dell'anno scorso, si sono successi tanti trattati, dal 92 al 2018, e ad un certo punto lei diventa nota al grande mainstream, al mondo dei mass media, e praticamente riesce a partecipare a quella che si chiama COP24, la 24esima conferenza sul clima che si è tenuta a Katowice in Polonia. E,
In poche parole, lei in questa 24esima conferenza ha fatto un discorso, ha partecipato e lei è diventata famosa perché dice due cose molto importanti. La prima è che bisognerebbe essere molto più responsabili, lei lo chiama casino, adesso in radio magari non si può dire, ma bisogna essere molto più responsabili del caos che noi stessi abbiamo creato. Lei stessa si mette nei panni, anche se è una ragazzina semplicissima, appunto studia, non può aver fatto chissà quale danno ambientale, e dice anche che noi giovani dovremmo arrabbiarci di più e praticamente lo dice da ragazzina quindicenne, ragazzina sedicenne anzi, che ha la voglia di credere che praticamente esista ancora un futuro, perché quello che è alla base di tutto il suo ragionamento, alla base di tutta la sua protesta, è che interveniamo oggi duramente, interveniamo in questo momento perché ci sia un futuro prossimo, altrimenti non è possibile e siamo condannati a perire, siamo condannati a vivere in un mondo che non ci permetterà più a lungo andare la sopravvivenza in questo pianeta, appunto. E io volevo fare una parentesi, visto che stavate entrando, Bea ha introdotto alcune tematiche sociali e quant'altro, io voglio fare presente che comunque sia stiamo parlando di tematiche importantissime. Non è ancora certo, ma io ho una mia teoria sul fatto che l'attentato terroristico, perché di questo è avvenuto in Nuova Zelanda da parte di un australiano, secondo me è stato un attentato sicuramente di matrice razzista o comunque sia nazionalista, di estrema destra se la vogliamo chiamare così, ma secondo me è stato anche una maniera di un modo di deviare un'informazione benevola, pacifica, diretta, che era quella della protesta sui cambiamenti climatici e sulla richiesta di intervento per cambiare le cose. E tant'è che se noi ci facciamo un attimo caso, il grande mainstream, i grandi giornali, le TV nazionali e mondiali per un paio d'ore successivamente appunto all'attentato terroristico fatto nelle due moschee in Nuova Zelanda hanno smesso di parlare della protesta per l'ambiente, per il cambio climatico di Greta Thunberg, e hanno iniziato a parlare e a focalizzare l'attenzione su questo signore che definirlo uomo per me è un vilipendio all'essere umano, perché uomo non è, è soltanto un vigliacco. Perché io mi auguro che voi non abbiate visto il video integrale, ma questo video integrale di lui che ammazza 49 persone in due moschee, quindi in un luogo di culto, ma al di là del luogo di culto proprio ammazza 49 persone armato fino ai denti, con nelle armi scritte inneggiando a terroristi di grande stampo, uno fra i quali è un marchigiano che abbiamo avuto 2 anni fa che si chiama Luca Traini, anch'esso razzista di estrema destra, che ha attentato praticamente nella zona di Macerata, è entrato con la macchina a Macerata, ha iniziato a sparare le persone di colore, cioè lui con queste armi qua, con questi idoli qua, è entrato, ha ammazzato queste 50 persone senza senso. Però naturalmente, come tutti quanti sappiamo, c'è il rischio che non si chiami attentato terroristico ma attacco o omicidio, pluriomicidio di uno psicopatico che aveva problemi cerebrali semplicemente perché non è musulmano, quindi non puoi definirlo con la solita citazione di terrorismo, e quindi non vendi tanti giornali come se scrivessi appunto attentato terroristico islamico. Io volevo fare un'altra parentesi sul fatto che... Prego. Attualmente, come tu dicevi Alviano, ci sono state delle polemiche dietro Greta Thunberg. Ora, innanzitutto è una polemica che va un po' analizzata molto attentamente, perché quando, innanzitutto, Greta Thunberg è figlia di una cantante svedese e inoltre di un attore svedese. Praticamente c'è chi dice che questa manifestazione serviva solo per pubblicizzare il libro nuovo della madre, c'è chi dice per dare voce o comunque sia spazio al padre che ultimamente non sta facendo più niente, c'è chi parla di presenza di famiglia Rockefeller piuttosto che Rothschild alle spalle, soprattutto per quanto riguarda questa informazione delle due famiglie. Innanzitutto, se voi andate a leggere gli articoli che ne parlano,
un andare a ritroso come se fosse un albero genealogico, perché come dire che Greta Thunberg, figlia di, del padre così, che ha partecipato a questa, a questa conferenza perché è stata pagata, cioè è tutto una cosa ritroso che alla fine lei direttamente non ha fatto nulla con queste due famiglie. Ma ora, non per difendere, perché naturalmente carta canta e si vedrà se è veramente così, ma ad oggi io posso dire che queste diffamazioni, o comunque sia questi articoli che parlano di questa cosa dubbiosa alle spalle, sono semplicemente una cosa che non giova a nostro favore, perché il messaggio di Greta Thunberg è un messaggio puro, diretto, di una fanciulla, di una giovane che fa sentire la propria voce di fronte a un Parlamento, di fronte a un'istituzione, appunto allo Stato, con un semplice cartello, e da lì è nato il tutto. Ora, naturalmente, ripeto, carta canterà, ancora non abbiamo le carte, non possiamo tirare conclusioni. Oggi posso dire che chiunque cerchi di attaccare questa ragazzina è perché non crede in quello che fa questa ragazzina, e non credere in quello che ha fatto e che farà questa ragazzina, secondo me, è perdere un'occasione di cambiare finalmente una volta per tutte le cose. In questo caso stiamo parlando del cambiamento climatico, della salvaguardia del pianeta Terra. Poteva essere Ahed Tamimi, la rivoluzione palestinese, e in quel caso era fare qualcosa per i diritti dei palestinesi, i diritti umani. Poteva essere Xiut Escatl, per citare un altro giovane, che praticamente è un azteco, figlio di aztechi, che in poche parole lui difende i diritti umani e i diritti dei popoli nativi che sono stati sterminati interamente, e lui viaggia al mondo come fa questa ragazzina, anche lui ha 19 anni, poco più grande, e dà la voce del suo popolo. Insomma, io che sono, ho avuto la fortuna di essere stato intervistato da TG Regione Marche, ho detto alla giornalista, che ringrazio, prendo questa occasione per ringraziare nuovamente il TG della nostra regione, che ci ha dato lo spazio. Io ho detto alla giornalista che il 2019, secondo Our Voice e secondo anche la mia opinione personale, quindi, è l'anno dei giovani. Il 2019 non possiamo farci niente, è l'anno dei giovani, perché quest'anno, con i ragazzi che questi tre ragazzi che ho appena nominato, Greta Thunberg, Ahed Tamimi, Xiut Escatl Martinez e tanti altri, fanno capire che forse è giunto il momento di un cambio, di una rivoluzione. Perché io vi faccio una domanda, voi che siete in studio: se io vi dovessi fare la domanda, ditemi ad oggi un rivoluzionario odierno del calibro di Vittorio Rigoni, Nelson Mandela, Gandhi o Martin Luther King. Voi, se non era per questi ragazzi, sono quasi certamente, quasi sicuro al 100%, che non riuscivate a dirmi un nome. Io personalmente, se non fosse stato per questi ragazzi, non avevo un nome da idolatrare, un nome da dire, cavolo, per esempio da quel signore lì, se fosse stato un Nelson Mandela piuttosto che un Martin Luther King odierno. Non l'abbiamo avuto dagli inizi del 2000, forse l'ultimo possiamo dire che l'abbiamo avuto morto ammazzato Vittorio Rigoni nel 2011, ma non è, la nostra storia contemporanea ha perso i Nelson Mandela, i Gandhi, i Luther King, e forse questi ragazzi, forse la voce di noi giovani potrà essere unita in un futuro non molto lontano, perché per me è un futuro molto vicino a noi, una voce rivoluzionaria, una voce che farà cambiare le cose, una voce che farà capire che finalmente la politica non deve governarci, perché io ricordo che i politici sono rappresentanti del popolo, che significa che non sono i popoli a rappresentare la politica, ma è la politica che deve rispettare e rappresentare la volontà del popolo. E la volontà di questo popolo, di questa ragazzina, del mondo, che si è manifestata il 15 di marzo, la settimana scorsa, rispettate i trattati sull'ambiente, togliete questo benedetto, maledetto diritto di veto che ha gli Stati Uniti più altre potenze mondiali, grazie alla quale possono esimersi dai vincoli sull'ambiente. Rispettate il protocollo di Kyoto, rispettate i trattati di Parigi, rispettate quelli che sono gli accordi che servono a dare un futuro al pianeta Terra, e quindi un futuro all'umanità, alle nuove generazioni. Ecco, Jamel, io abbraccio totalmente quello che hai detto, che il 2019 è già l'anno dei giovani, e aggiungerei che è l'inizio, è il primo di diversi anni
che saranno gli anni dei giovani. Pienamente d'accordo. Io sono pienamente d'accordo, perché non è noi di Our Voice ne siamo. Questo è solo l'inizio, ma solo l'inizio, perché se voi avete potuto vedere, come sono sicuro abbiate visto, chi circonda questa ragazzina di 16 anni, stiamo parlando di una ragazzina di 16 anni, può essere che adesso ha preso il patentino, che adesso ci avrà saranno le prime volte che andremo a Torino, per farvi capire l'ingenuità, la purezza di questa ragazzina. Questa ragazzina non è contorniata e accerchiata da adulti. Quando va ai congressi delle Nazioni Unite, quando va ai congressi europei a parlare, fare i discorsi, lei va con ragazzi adolescenti che vanno dai 14 ai 19 anni, per far capire che anche lei sa di essere un esempio non solo per i grandi, ma per i giovani ragazzi. E sono loro, sono questi ragazzi, siamo noi giovani, che prendendo esempio da voi adulti, come avete fatto nel 68, nel 92 successivamente ai diritti eccellenti di mafia, sentire a uno Stato che non vi ascoltava da tanto, e questa ragazzina l'ha capita appieno. Ecco, diciamo che il 15 si è parlato essenzialmente o soprattutto, diciamo in qualche modo, del problema del riscaldamento globale, con tutte le catastrofiche conseguenze che comunque questo ha. Però Beatrice, io ti vorrei chiedere, anche per dare la percezione a chi ci ascolta, il problema ambientale è un problema molto complesso, che non è legato soltanto al riscaldamento. Quindi ci sono, secondo me, non so se tu ci puoi accennare, ci puoi far comprendere che ci sono altre tematiche che fanno sempre parte dell'ambiente e che forse in qualche modo concorrono anche a provocare questo problema del riscaldamento, oltre alla produzione eccessiva di CO2, che però sono veramente, siamo veramente in una polveriera e non c'è tempo. Il pianeta deve rivivere e respirare ancora. Ci puoi accennare a qualcosa di molto problematico che stiamo vivendo? Giustamente. Assolutamente. Prima tra tutti vorrei ricordare il problema imminente che ormai abbiamo di montagne e montagne di plastica che intasano il mare, ma non soltanto. Io ho avuto la fortuna di conoscere una ragazza che era andata per qualche mese nelle Filippine assieme alla madre, e mi raccontava di questi scenari nella quale non si vedeva il terreno, non si vedeva il pavimento, perché il suolo era cosparso di rifiuti. Molto spesso viene detto che i rifiuti sono prodotti soprattutto dalle multinazionali dell'est, e quindi che paesi come le Filippine sono intasati dai rifiuti della Cina o comunque di grandissime città industriali che hanno nell'est del mondo. Ma si è coi fatti dimostrato che non è così, che la maggior parte dei rifiuti che ci sono nei paesi del terzo mondo e che intasano le città e che intasano soprattutto i quartieri più poveri sono i rifiuti che noi non sappiamo dove buttare. Sono i rifiuti che noi occidentali in Europa, in America, non sappiamo come disfarci, e allora lasciamo che vengano portati dove noi non possiamo vederli, dove per noi non sono più un problema. Ma questo non può essere la soluzione, perché il pianeta è un sistema unico. È già dimostrato in tutti questi anni, anche con questo problema climatico, che non possiamo nascondere rifiuti radioattivi sottoterra dimenticandocene, o buttare la plastica nel mare e il resto dei rifiuti, perché tanto una volta che non li vediamo più non sono più un problema nostro. Purtroppo ci sono isole di plastica che stanno distruggendo grandissimi ecosistemi, tramutando il mare in un mare acido. Acqua che fa sempre lo stesso ciclo e che prima o poi finirà sulle nostre tavole. Plastica che verrà mangiata dai pesci che troviamo sulle nostre tavole. Microplastiche che uscirà dal nostro rubinetto. Il ciclo è sempre lo stesso, la Terra è unica. Oltre al problema delle microplastiche all'interno
dei molluschi, all'interno dei pesci, e che inquinano e distruggono tutti gli ecosistemi marini. Il problema delle microplastiche sta diventando un problema anche di diffusione di malattie, perché le microplastiche creano una biodiversità di batteri che trasporta le malattie in giro per tutto l'oceano. Malattie quindi che non avevano mai trovato diffusione all'interno in Europa, e che magari c'erano solo in paesi ancora in via di sviluppo o con povertà più sentita, come può essere l'Africa o l'India, adesso sono problematiche che deve affrontare anche l'Europa e l'America, perché appunto queste maree di microplastiche sviluppano queste malattie che germogliano sopra le microplastiche, che vengono trasportate appunto per tutto l'oceano. Ma questo della plastica non è l'unico problema. Appunto avevo accennato prima il problema nucleare. L'11 marzo del 2011 c'è stato appunto questo incidente a Fukushima in Giappone, e i livelli di radiazione che il nostro pianeta ancora subisce da questo incidente sono ancora altissimi, di altissimo livello, e non c'è nessuna tutela né per i lavoratori, che rischiano di perdere il lavoro se protestano contro questa situazione, i lavoratori che devono bonificare le aree, sia per tutti coloro che vivono nelle aree limitrofe, perché tutte le aree limitrofe, che sono altissimamente, non credo sia italiano, altissimamente, sono altamente radioattive, invece di chiudere le aree, vengono lasciate assolutamente abitate, e tutti gli abitanti non sono consapevoli di questa situazione, non sono consapevoli del rischio che incorrono abitando in questi paesi limitrofi a Fukushima. Un altro problema è quello che avevamo accennato prima, per quanto riguarda appunto sempre collegata all'acqua, alla vendita, alla privatizzazione dell'acqua. Un altro problema è quello sempre dei pesticidi, che continuano a distruggere tutta la biodiversità e continuano a minare anche la vita delle api, che viene visto come potrebbe essere visto come un tema secondario, ma in realtà una volta che c'è questo sfruttamento assurdo delle risorse, degli apicoltori, delle api, e vengono utilizzati tutti questi pesticidi sopra le piante, una volta che muoiono e continuano a morire miliardi di api, non c'è la possibilità di vita, non c'è la possibilità di agricoltura, non ci sono più piante, e quindi ci autodistruggiamo. E da qui l'elenco potrebbe essere ancora lunghissimo. Purtroppo sono i problemi legati al tema ambientale, sono numerosissimi. Beh, intanto è molto importante quello che ci hai fatto comprendere, specialmente con l'esempio della microplastica, ma anche e del ciclo dell'acqua, e anche questo delle api. In realtà noi viviamo in un tutt'uno, il pianeta Terra è questo, siamo all'interno di questa atmosfera, abbiamo queste difese naturali che dovrebbero essere che l'ozono dei raggi ultravioletti, abbiamo queste risorse che sono l'acqua, che sono le piante, che sono noi tutto traiamo dal pianeta, e tutti gli esseri che vivono sono interconnessi, e quindi questo il lavoro delle api, veramente ci arriva un'immagine di un'unità. Il pianeta Terra con tutte le creature è un'unità. Noi abbiamo adesso proprio un paio di minuti per ciascuno, e io vi faccio questa domanda ad entrambi. Sì, Jamil, che cosa... Sì.
che cosa vi aspettate da adesso in avanti? Che cosa ti immagini che si possa fare e che cosa ti auguri in qualche modo che si possa fare? Mi auguro, con la premessa che la storia, come sempre, è una grandissima maestra, mi auguro che inizino a cambiare veramente le cose. Sembra una frase fatta che echeggia da decenni, se non da secoli, questo concetto che le cose devono cambiare. Il fatto è che questa volta, dietro a pressare, a pungere la politica perché faccia questo cambiamento netto, radicale, che adesso poi vi spiegherò secondo me in che cosa consiste. Ecco, dietro questa politica non ci sono più gli adulti, ma ci sono i ragazzi. E i ragazzi sono diversi, non per fare discriminazione, ma hanno un incentivo, hanno una voglia di far sentire la propria voce molto differente, molto distinta. Questo cambio è molto complesso, perché qui non stiamo parlando di smettere di fare un'auto piuttosto che un'altra, smettere di fare determinati tipi di azioni. No, qua stiamo parlando proprio di un cambio radicale della vita di alcuni stati. Io penso agli Stati Uniti d'America. Prendo spunto da un docufilm di Leonardo DiCaprio per fare questa conclusione breve. Leonardo DiCaprio ha fatto un docufilm un paio di anni fa che si chiama Before the Flood, prima della tempesta. Lui fece il giro del mondo per parlare con capi di Stato, per vedere le realtà dei disastri ambientali. Una volta parlò e intervistò una politica, adesso se non mi sbaglio era vicepresidente dell'India, comunque sia una politica del Parlamento indiano, e questa signora indiana gli disse: ma perché tu, Leonardo, vieni da me? Tu che sei la prima persona, tra l'altro americana, che voi americani predicate bene ma razzolate male, cioè voi siete una delle principali cause. Ha fatto un esempio, una statistica impressionante, ad esempio sull'utilizzo dell'energia elettrica dovuto all'incremento delle città, quindi lo sviluppo per l'altezza dei grattacieli, la necessità di utilizzare ancora più energia elettrica. Ecco, l'America 2 anni fa utilizzava l'1.5, una volta e mezzo in più l'energia elettrica rispetto alla Francia, e ben 61 volte in più rispetto alla Nigeria. Questi valori, questi fanno pensare tantissimo, e questa politica, ripeto, indiana, disse a Leonardo DiCaprio: è inutile che voi venite da me quando voi siete i primi a non voler cambiare lo stile vostro di vita. Ecco, per fare veramente un cambio, per permettere, non a noi, perché noi ci consideriamo gioventù ma siamo già vecchi, non a noi ragazzi, ma ai neonati che stanno nascendo, ecco, per permettere loro un futuro dobbiamo cambiare già noi ragazzi che abbiamo l'età di Greta Thunberg, o poco meno, poco più, dobbiamo cambiare il nostro stile di vita, e dobbiamo farlo nel rispetto, quindi anche avere delle sofferenze, cedere, rifiutare alcuni nostri desideri, eccetera, pur di salvaguardare il pianeta Terra. E questo è una cosa che soltanto i giovani possono comprendere fin da ora, perché purtroppo gli adulti hanno fatto tanti danni e continueranno a farne tanti altri. E niente, magari nascessero migliaia e milioni di Greta Thunberg, Ahed Tamimi e Xutelskatel Martinez. Non mettiamo limiti alla provvidenza. Mai mettiamo limiti. Mettiamo limiti come alla provvidenza. Come la speranza è l'ultima a morire. E come diceva Greta, però la speranza si conquista, dicendo, esatto, rivolgendo questa critica ai governanti del mondo. E Beatrice, un tuo pensiero finale prima di passare la linea a Massimo, che cosa senti come Jamil, che cosa senti? Allora, io sicuramente condivido quello che ha detto Jamil e sono pienamente d'accordo. Assolutamente, noi giovani dobbiamo prendere in mano la situazione, smettere di fare come le scorse generazioni hanno fatto, ovvero portare avanti questo pensiero malato del proprio giardino, di vedere le proprie disponibilità, la propria famiglia, i propri interessi, e non guardare oltre, che è purtroppo l'interesse che anche numerose aziende portano avanti e numerose nazioni
Ed è proprio questo che non permette di portare a termine quegli accordi globali, nazionali, che Greta chiede di rispettare. Continuando ad avere questa mentalità di consumismo, continuando ad avere questa mentalità che porta a una crescita sfrenata e a una concorrenza sfrenata, non è possibile arrivare a un cambiamento. È proprio invece con una coscienza nuova, con una coscienza rivoluzionaria, una coscienza di umanità, non più di nazione, non più di paese o di cittadina. Soltanto con una coscienza di umanità sarà possibile portare un cambiamento, ed è questo il pensiero più rivoluzionario che noi come giovani possiamo portare avanti, ed è questo che spero, anche grazie a movimenti e rivoluzionari come possono essere Greta Thunberg, che ha portato questa manifestazione, questa iniziativa del Friday for Future in tutto il mondo, perché paesi da tutto il mondo hanno aderito, perché tutto il mondo sente questa problematica, come spero che sentirà presto anche tutte le altre, e ci saranno manifestazioni per tutte quelle che sono le problematiche che toccano il nostro pianeta, e perché i problemi della Terra sono i nostri problemi. Come dicevi tu prima, Alviano, è un individuo unico la Terra, come è unica l'umanità, e non devono esserci più differenze, oppure ci sarà la distruzione di questo grandissimo ecosistema. Cari ragazzi, noi siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Io veramente vi ringrazio, uno, per il vostro entusiasmo, due, per il vostro impegno, tre, per la vostra visione, per la vostra capacità di vedere avanti. Grazie molto, grazie Beatrice, grazie Jamil. Grazie a voi per averci ospitati, grazie mille. Grazie. Ecco. Allora, cari ascoltatori, speriamo di aver fatto un buon servizio con la voce di questi giovani, che sono una ventata di veramente di speranza e di nuova possibilità. Io vedo che è arrivato in studio Massimo Bonella, gli cedo la linea. Un buonasera a tutti qui. Buona serata. Ciao. Sì, grazie. Allora io prendo la linea non proprio dallo studio, perché non sono arrivato nello studio, ma sono a Venezia presso la mia emittente televisiva Pianeta Oggi TV, testata giornalistica O News, per un break news importante, perché abbiamo delle novità per quanto riguarda il comitato No GPL a Chioggia, perché come sapete questa città è stata minacciata, perché questo dato di fatto, da non uno ma ben tre enormi bomboloni giganteschi, che praticamente, per dare un'idea agli ascoltatori, sono anzi dovranno essere riempiti di GPL. Dunque sono bomboloni alti come il campanile di San Marco a Venezia, e larghi come lo stesso. Quindi in caso di un incidente industriale, che come sapete può succedere, verrebbe rasa al suolo Chioggia e Sottomarina. Prima parlavate, sentivo mentre mi preparavo qui, di Greta, una ragazza eccezionale. Naturalmente io mi associo con il vostro pensiero, eppure per la rete ho avuto modo di constatare che alcuni soggetti gli davano contro. Ci deve essere sempre la polemica in queste situazioni. Di parlo al plurale, perché non è come non è solamente il caso di Greta, ma anche in altri casi, quando si ricordano, non so, ad esempio delle stragi o degli olocausti, ci deve sempre la polemica che arriva, e non si deve invece concentrarsi, come avete fatto voi in questa stupenda trasmissione, proprio con il messaggio di Greta, importantissimo, fondamentale. Ma ritorniamo a Chioggia Sottomarina, più precisamente a Chioggia Centro Storico. Dico Sottomarina perché è una città che praticamente dista, possiamo dire, un centimetro da Chioggia, sono due città collegate. Allora, c'è stato il tavolo di trattative a Roma. Dunque, al tavolo di Roma si riconferma il fatto che le navi gasiere non possono attraversare. Dunque adesso vediamo di capire un pochettino meglio, cioè non possono attraversare il porto di Chioggia, necessitano studi per fare variante all'attuale piano.
Allora io avrei un collegamento importante, chiedo un minuto alla regia centrale se riusciamo a sforare per un minuto, perché abbiamo un collegamento da Chioggia proprio con il presidente del comitato No GPL, il professor Roberto Rossi, che adesso sentiamo il tempo. Salve, di un attimo, prego. Ministeri. Ci hanno presentato un documento sottoscritto dal dirigente generale del MISE, nel quale afferma in maniera chiara e inequivocabile che l'autorizzazione che lui ha dato nel 2015 riguarda esclusivamente l'attività legata al perimetro interno del deposito, non entra nel merito della navigazione e delle altre problematiche legate alle autorizzazioni per entrare in esercizio. È stato poi confermato dai dirigenti del MIS e del MISE che è necessaria la variante del piano regolatore del porto, che automaticamente innesca tutti quei piani sulla sicurezza e ambientali di cui noi sosteniamo la necessità fin dall'inizio, per capire effettivamente se è possibile far entrare le navi gasiere nel porto di Chioggia, fermo restando la vicinanza con il centro abitato e le attività produttive importanti per la nostra città. L'altro tassello è stato messo, ecco, il MIT ha confermato che attiverà nei prossimi giorni questa procedura con tutti gli enti che saranno coinvolti, l'autorità di sistema dell'Alto Adriatico, la Capitaneria di Porto e il Comune di Chioggia. Quindi bene, bene, siamo positivi, la procedura sta andando avanti nel senso auspicato da noi e da tutta la città. Benissimo, allora stacchiamo il collegamento con Chioggia, queste dunque le ultimissime notizie, proprio si può dire degli ultimi minuti, ed ora andiamo con un aggiornamento delle notizie importanti, perché praticamente una donna di 53 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Milano, le cause del decesso sono da accertare, era a terra con cuscino vicino, il sospetto degli investigatori è che sia stata soffocata. Nella casa c'era un principio di incendio nella zona della cucina, forse un tentativo di eliminare le tracce. Ancora un'altra notizia, andiamo rapidissimi, dunque domani sera appuntamento a Favaro Veneto, siamo nell'Interveneziano, provincia di Venezia, perché si parlerà di soldi, l'arte della truffa e dell'inganno. Quindi ci saranno degli relatori molto importanti, ve ne cito uno, il dottor Elio De Grandi, che è anche un diciamo volto noto alla televisione italiana. Dopodiché anche il dottor Matteo Rampin, medico psichiatra e psicoterapeuta. L'obiettivo del convegno è di fornire alcune basi concettuali per apprendere quali meccanismi psicologici e comportamentali sottendono l'inganno come elementi chiave di alcune condotte criminali, in particolare il borseggio. La parte teorica sarà affiancata da dimostrazioni pratiche tenute in aula dal docente Elio Alexander De Grandi, uno dei massimi esperti sul tema, nonché già formatore per corpi di polizia e forze dell'ordine. Quindi domani sera alle ore 20 presso l'auditorium Sbrogiò a Favaro Veneto, praticamente la laterale di via Gobbi, per chi ci ascolta da quelle parti, si parlerà di soldi, soldi, l'arte della truffa e dell'inganno. Ci sarà presente anche naturalmente la nostra testata giornalistica insieme alla piccola Radio Favaro Veneto, che fa parte del circuito RST Radio Science TV. Sono le 20.04, ringrazio la regia centrale, qui questo break news, buonasera e buon proseguimento con i programmi di RST Radio Science TV, che un'altra notizia che dovevo darvi, mi sono dimenticato, ve la ricordo adesso, importante, l'emittente di Rosario Moreno sbarca nel digitale terrestre, cioè ha già sbarcato sul digitale terrestre, perché vengono realizzati i telegiornali sulla televisione
terrestre, diciamo le TV private di sempre per capirci, denominata Telemare Gorizia TV, che la potete ricevere sul canale 60 per tutto il nord-est d'Italia, praticamente dalla provincia di Venezia fino alla bassa Istria, includendo ovviamente tutto il Friuli Venezia Giulia. Quindi tutti i giorni i telegiornali di RST Radio Saius TV, condotti in studio dallo stesso editore Rosario Moreno, in onda su Telemare Gorizia TV. È tutto, 20.05, buonasera a voi, a presto. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo su Radio Science.